nessa festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você. Buonasera a tutti amici di Miss e Dintorno Estate, sono sempre io Fabiana Manzo, la vostra inviata speciale per questa ormai penultima tappa del concorso Miss Sud Bella d'Italia, prima della finalissima regionale che si terrà a breve. Questa sera ci troviamo in una fantastica, anzi fiabesca location che è l'hotel ristorante Le Galassie e le nostre Miss sono pronte a sfoderare le loro armi migliori. Tra poco scopriremo insieme quali ragazze avranno accesso appunto alla finale nazionale del concorso Una ragazza per il cinema e vedremo chi sarà la vincitrice dell'ambito titolo. Voi restate qui con noi perché ne vedrete delle belle, anzi delle bellissime. Seguiteci! Amici, in questo posto così lussuoso non potevo non indossare questi bellissimi gioielli che ci propone Oromania. Se volete sentirvi davvero delle principesse, andate nelle sedi di San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Vi assicuro che ne vedrete davvero delle belle. Restate qui con noi che lo spettacolo continua. Amici, questa sera la pirotecnica scafatese di Galasso ci proporrà davvero uno spettacolo imperdibile. Vedrete questa scritta Miss Sud Bella d'Italia prendere fuoco e illuminarsi. Se siete curiosi di vedere, allora restate qui con noi. Trovo in compagnia con l'ideatore del concorso Miss Sud Bella d'Italia, Franco Monna, con il proprietario di questa bellissima location, che è il signor Polese, appunto dell'hotel ristorante Le Galassie, con Marianna Pompa e con la Miss in carica Federica Guadagno, Miss Sud Bella d'Italia 2011. Allora Franco, tra poco iniziamo, siamo pronti?
Eh sì, come sempre, siamo pronti, mancano ancora pochissimi minuti per l'inizio della serata, una bellissima serata, il pubblico è a corso numeroso, ripeto, la struttura che ci ospita questa sera è questo hotel-ristorante Le Galassie, aperto al pubblico anche per le spicciolate, ma soprattutto anche per le cerimonie. E quindi siamo qui alla penultima tappa di Miss Sud Bella d'Italia, ci prepariamo alla finale che si terrà il 25 agosto a Pestum, finale che poi vedrà protagoniste le ragazze che rappresenteranno la campagna. Al concorso Una ragazza per il cinema, e quindi ci teniamo anche quest'anno come l'anno scorso a fare la nostra bella figura. Quindi per stasera faccio un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze, che vinca la più fortunata. E non posso non intervistare appunto il proprietario di questa fiabesca location. Allora, come mai la scelta di ospitare una tappa di Miss Sud Bella d'Italia proprio qui? La scelta non è stata proprio mia, ma è stata più che altro loro che quando sono venuti qui si sono innamorati di questo posto. Noi, per noi è un'esperienza nuova, perché la nostra attività è diretta in altri campi, però il campo dello spettacolo ci affascina, ci incuriosisce, quindi siamo curiosi pure noi di fare questa avventura insieme ai signori Franco e Marianna. Cosa ha da offrire proprio questo posto ai nostri clienti? Ci troviamo quasi in un castello, io mi sento personalmente una principessa. Sì, sì, e così facciamo sentire tutti i nostri ospiti. Principalmente facciamo banchettistica, matrimoni, eventi in genere. Però abbiamo anche l'albergo, abbiamo ospiti che raggiungono la nostra struttura da tutte le parti del mondo, anche dall'altro capo del mondo, arrivano ospiti dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, non ci possiamo lamentare, abbiamo una struttura che ci dà delle belle soddisfazioni. Bene, allora io passo la parola alle donne finalmente. Allora Marianna, Federica, tra poco si inizia, siamo pronte, siete tutte belle, truccate, stupende veramente. Allora, cosa ci aspetta questa serata? Allora Fabiana, le ragazze sono tante come sempre che ci seguono da tutte le parti comunque d'Italia, quindi niente, ci sarà, secondo me sarà un compito un po' duro per questa giuria. Vediamo un po' Federica, tu magari già hai scelto la tua miss? No, non ancora, perché la miss non si può scegliere in così poco tempo, dato che ci sono tante belle ragazze come sempre questa sera, e sono onorata di essere in giuria, e da miss posso dire che ho imparato moltissime cose stando al vostro fianco, e sarà molto difficile più delle altre volte credo questa sera. E allora che dire, in bocca al lupo a tutte le miss, un bacio, allora ne vedrete delle bellissime. We'll be right back.
Una bella gira dei banali, bravo! Voi giocate a tombola a Natale? Poco, ma spesso, come fa il dottore? Allora, vediamo un po' chi è fortunato, uno dei primi. Chi è arrivato? Allora, chi è arrivato per primo? Chi sono stati i primi? Vediamo. Vabbè, lo dico dopo. Numero 4? Numero 4? Chi ha il numero 4? Chi è il numero 4? Eccolo! Ah! Eccoci qua, allora vediamo un attimo il biglietto che facciamo un po'.